Viviamo cercando di dire quello che non va, di combattere quelli che non ci vorrebbero far parlare. E invece noi parliamo. Ecco, io credo che sia importante parlare, anche quando non c'è nessuno che ti ascolta. Perché qualcuno c'è sempre. Perché fuori da questa specie di trincea, la gente c'è. Noi non la vediamo, ma esiste, no? È lì fuori. C'è chi dice che la gente comune ha soltanto piccoli desideri, eh? Ma non è vero. Ne ha di desideri, belli, grandi, solo che non li vede mai realizzarsi, allora... E allora ecco che spesso rimane in silenzio. La sera torna dal lavoro, siede davanti al televisore e si sente sgomenta di fronte alle grandi corruzioni, ai grandi scandali, ai grandi poteri criminali che spesso sfuggono alla giustizia. Io lo so quello che si prova, perché tutto questo è capitato anche a me, lungo la strada che mi ha portato fino a qui. Io ho conosciuto un impero finanziario costruito sul sangue, un uomo politico che svendeva il nostro paese, un traffico d'armi da 1 milione di morti. E poi la mafia, questa specie di tumore che si ramifica in tutto il corpo del paese e che arriva non si sa dove, che lega insieme potere, delitto, denaro, inganni. Io lo so che cosa si prova. Ci si sente soli, abbandonati, e invece no. Noi ci siamo. E ognuno di noi, come tanti altri, fa la sua parte. Beh, certo, qualche volta abbiamo paura, perché noi non siamo eroi, siamo gente comune, come tutti gli altri, con i nostri timori, le nostre incertezze, le nostre nostalgie, le nostre croci. Voi lo sapete, no? Io ho perduto tutto. E tutto quello che ho adesso siete voi.